Buonasera ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento con Diretta Versilia. Ieri doppia festa bianconera per le strade di Viareggio, in Piazza Mazzini in modo particolare, dove qualcuno si è anche tuffato nella centralissima vasca. Perché? Perché due risultati importanti sono arrivati per quello che riguarda la città di Viareggio, la vittoria della squadra bianconera sulla Fezzanese e che gli ha permesso di restare in Serie D. Poi l'altra, la vittoria dei colori bianconeri della Juventus, il sesto scudetto di fila, grande festa ovunque in Italia per i tifosi della Juventus e naturalmente anche a Viareggio. Ma oggi a noi interessa parlare soprattutto di questa impresa straordinaria delle zebre del Viareggio 2014 che, se pensiamo a qualche mese fa, avevamo data per spacciata e invece con carattere, con forza di volontà e con una seria società alle spalle che ha lavorato nel migliore dei modi, all'ultima partita il Viareggio si è guadagnato la permanenza in Serie D. Per parlare di questa bellissima impresa oggi c'è Gian Simone Leonildi, team manager del Viareggio Buonasera. 2014. Tanto grazie e Grazie complimenti a nome di tutta la nostra redazione sportiva perché quella di ieri è stata veramente una vittoria importantissima. Allora, prima domanda, era meritata prima di tutto questa vittoria? I giornali oggi parlano di un'impresa straordinaria, atletica e calcistica. Sì, è stata una partita intensa come un play-out, uno spareggio salvezza, quindi era normale aspettarsi, però nei 90 minuti un qualcosina in più il Viareggio penso che l'abbia avuto e quindi la vittoria è meritata. Non ci sono state poi polemiche o strascichi di alcun tipo, quindi è stata Tanto era meritata. cominciata male la partita Era perché. cominciata male perché siamo andati in svantaggio dopo non molto e quindi la partita era in salita. Poi avevamo lo svantaggio che con il pareggio sarebbero rimasti in categoria la Fezzanese, il Viareggio sarebbe retrocesso, quindi avevamo un risultato solo. Però nell'intervallo si è un po' addrizzata la squadra e il secondo tempo abbiamo giocato, penso, meglio della Fezzanese. Allora, nel nostro primo servizio sentiamo come ci racconta questa vittoria il nostro collega Roy Lepore. Il Viareggio si è salvato ai play-out su un neutro di Sarzana con la Fezzanese, vincendo 2-1, ma le cose si erano messe male per la formazione di Carlo Bresciani, che era passata sotto al 16° del primo tempo per un errore tra Cipriani e Giovanelli. Ne ha approfittato Cito, che ha sbloccato il risultato. Alla Fezzanese era sufficiente la vittoria e il pareggio per salvarsi, mentre invece il Viareggio doveva solo vincere. Nella seconda tempo Aliboni realizza il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Bacchia al decimo, ma da quel momento in poi è tutto Viareggio. La Fezzanese è calata anche sul lato fisico. Arriva poi un calcio di rigore per un fallo di mano su cross di Chiellini da parte di Bugliani, ma sul dischetto Aliboni il portiere Otranto Godano respinge il pallone, arriva più veloce di tutti Marinai al 25° e infila all'espalto palle del portiere Ligure. Da quel momento in poi la Viareggio poteva anche trovare il 3-1, cerca di amministrare il risultato e alla fine viene premiato con questa vittoria. Il Viareggio fa festa con gli ultras, con i tifosi oltre 200 che hanno raggiunto Sarzana, ma quello che conta è la salvezza e adesso però la salvezza va trovata anche sul lato societario. Ecco, parla del lato societario il nostro collega Roy Lepore in questo servizio. Entro la fine di luglio le vertenze che sono state accese nei confronti della società dovranno essere regolarizzate. Come funzionerà a questo punto la cosa? Sì, è un iter, credo, abbastanza lungo che dura da qualche settimana, da qualche mese, relativo alla gestione passata e l'avvocato, il presidente Baroni, insomma, con gli altri del Consiglio stanno riordinando un po' tutte le vertenze relative ai contratti regressi, diciamo, quindi penso ci sia ottimismo da questo punto di vista. Ieri Leonildi si sono incontrati per questa partita spareggio due giocatori che hanno entrambi giocato nel Viareggio e nella Fiorentina e ieri come allenatori erano entrambi viareggini uno di fronte all'altro. Sì. Dispiace per il mister Pierini perché si è dimostrato un bel signore perché non è successo niente, nessuna polemica, anche
anche la società della Fezzanese è stata ospitale, quindi dispiace che uno doveva andare giù e uno rimaneva. Dispiace ancora di più perché appunto era un viareggino in panchina, però Questo siamo è. arrivati all'ultima partita e quindi uno dei due doveva andare giù. A questo punto lei pensa che Carlo Bresciani verrà riconfermato alla guida delle Zebre? Ma insomma, il cammino è stato importante da quando è arrivato, quindi io presumo che insomma, poi si dovrà riunire la società tutta, quindi è una cosa tutta fresca di ore praticamente, perché finché non sapevamo la categoria, se fosse andata male ieri era un discorso, adesso insomma, i discorsi sono altri da fare, quindi li Certo. Senta farà. Leonidi, lei è arrivata a metà stagione quando le cose purtroppo non andavano bene per la squadra zebrata. Ecco, che situazione trovò al suo arrivo e che situazione avete lasciato al termine del campionato? Sì, a gennaio fu una situazione tutto nuova perché a dicembre, come abbiamo detto, il discorso delle vertenze, i giocatori sono andati via, quindi c'è stato da rifare praticamente tutta la squadra con Bruno Russo e Giulio allenatore. È iniziato tutto in corsa, poi dopo la società a marzo c'è stato il discorso di Bresciani e quindi non è stato facile perché praticamente è stata una preparazione estiva quella di gennaio e i tempi erano costretti e le partite ogni domenica, quindi però insomma proprio dicevamo che arrivare all'ultimo minuto dell'ultima partita sarebbe andato bene, così è stato perché insomma siamo arrivati all'ultimo tuffo proprio. Lei a volerlo riconfermare è stato Bruno Russo. Io sono arrivato con Bruno Russo a gennaio, sì, e l'allenatore Giuli, che poi, come abbiamo detto, sono stati avvicendati, e adesso non lo so, ci sarà da fare, penso, anche tutto un discorso societario che farà il presidente Baroni col consiglio, quindi cioè, è finita ieri, ma è un'estate, penso, molto intensa sotto tutti i punti di vista, perché ci sarà da rifare e società, e vertenze, discorso stadio, insomma, tutte le solite cose che si sentono dire. Certo, un'altra squadra con i colori bianconeri che sta funzionando e pare che insomma sia lanciatissima è il Centro Giova. A proposito, il presidente del centro si è complimentato Sì, con. so che si sono sentiti col presidente Baroni, poi sarebbe dovuto venire alla partita, poi non sono venuti, però insomma il sabato sera erano andati a vedere la partita dell'hockey con Baroni e si sono sentiti, insomma, bisogna anche lì creare sinergia e non attrito tra le due società perché non Certo, porta a niente. no, l'attrito in questi casi non paga mai. Dicevo del Centro Giovani Calciatori, parlo di hockey naturalmente, un momento decisamente magico, il Forte Remarmi come vedremo ha perso, il centro invece ha vinto la prima gara dei playoff. Vediamo. Il Centro Giovani Calciatori vince con merito gara 1 delle semifinali playoff scudetto del campionato di hockey su pista alla Pala Barzacchi di fronte ad oltre 1.000 tifosi. La formazione di Alessandro Bertolucci ha battuto i giallorossi di Resende con il punteggio di 3-1 sugli scudi. Savi Rubio, autore di una doppietta e trascinatore dei bianconeri. C'è una traversa dopo 20 secondi dal via della gara colpita da Platero che poteva dare una svolta la partita. Invece arriva il gol meritato del vantaggio del Centro Giovani all'11:56 con Savi Costa su assist perfetto del compagno e amico Rubio. C'è poi un palo anche del capitano del Centro Giovani Calciatori Nicola Palagi al 14:30 e una rete non convalidata dalla coppia degli arbitri Eccelsi fronte al Viareggio realizzata da Mugna che poi al termine della partita con lo Sportività dichiarerà di aver sfiorato con il pattino la pallina. C'è poi il pareggio nella ripresa degli ospiti con il giovanissimo Cocco che infila all'incrocio dei pali la pallina imparabile per il portiere Barozzi al 16:52, ma poi Rubio, come detto migliore in pista, prende la pallina dalla sua area, va via in progressione all'8:22 fa secco il portiere Català per il 2-1 e l'esultanza
testa del Pala Barsacchi. Arriva poi un cartellino blu a 45 secondi dalla conclusione della partita per Verona. Ex giocatore dell'Hockey Forte dei Marmi va sulla battuta Rubio e fa secco con una conclusione a fil di palo, ancora una volta il portiere lodigiano per il 3-1. È l'apoteosi poi per il decimo fallo del centro giovani calciatori. Ambrosio è contro Barozzi, ma la sua conclusione è fuori. Adesso martedì si rigiocherà gara 2, gara 3 anche sabato, con il pubblico viareggino che seguirà. 150 biglietti nominativi sono stati permessi dalla questura per poter seguire la squadra, come sabato sera a Viareggio c'erano i supporters del Lodi. Il gruppo autonomo di Viareggio contesta però questa decisione della questura del biglietto nominativo e non seguirà la squadra. E complimenti dunque al centro giovani, perché insomma sta andando avanti verso un'ennesima impresa perché insomma semifinale è arrivata anche quest'anno. Roy parlava della partecipazione dei tifosi. Ieri allo stadio di Sarzana oltre 300 tifosi bianconeri hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza alla squadra. Sì, quanto sì. È importante il tifo per una squadra? È importante molto, e ho visto anche che nei giocatori era molto gratificante, perché una tribuna praticamente, anche l'altra tribuna, erano quasi tutti di Viareggini, quindi insomma alzare la testa e vedere che sopra ci sono tifosi, una marcia in più l'ha data la squadra, al 100%. Quindi è importantissimo che ci sia. Naturalmente, come diceva lei un attimo fa, ora bisogna rimettersi subito al lavoro, perché c'è da pensare a prossimo campionato. L'iscrizione entro quando va fatta? Ma anche quella come le vertenze nel mese di luglio bisogna ratificarla, diciamo, perché poi ci saranno un pochino, penso, ora fra ripescaggi, quindi la Lega dovrà fare il girone, dare la competenza al Viareggio se rifarà il girone Tosco-Ligure oppure Emilia-Romagna, quindi questi giorni sono i giorni un po' caldi, di qui a 30-40 giorni, ecco, sono i tempi soliti. Per sapere esattamente come staranno le cose. Il giornale oggi titola Marinai l'uomo della provvidenza, su il gol salvezza del 2-1, è successo quello che sognavo, lui ha detto al termine della partita, e mister Bresciani dice ora spero di restare anche il prossimo anno. Sì, Marinai, come dicevamo prima, è stato, diciamo, dall'arrivo di Bresciani che ha un po' cambiato marcia, perché è stato incisivo oltre che ieri nelle ultime partite poi in parecchie occasioni, dimostrando, perché ogni volta che è entrato in campo è stato sempre decisivo, quindi meritato tutto quello che ora va a Marinai. Poi anche lui, come dice, è un ragazzo di Viareggio, quindi ci tiene in particolar modo, è un giocatore del Bizzocca Viareggio, quindi incide un po' su tutto, incide mentalmente. Però come anche i ragazzi non di Viareggio hanno dato il loro contributo ieri, tutti quanti. Quindi è stato veramente un sodalizio unico con un unico scopo, portare a casa un risultato positivo. Sì, sì, perché insomma è stata preparata bene dalla società, come si diceva, dai tifosi, da tutti, è stata curata in ogni dettaglio. Poi in campo vanno loro, quindi dipende un po' tutto da loro, però è andato tutto bene. Quindi quando le cose vanno bene vuol dire che abbiamo fatto la cosa più saggia. La coscienza era a posto. Esatto. Complimenti dunque ancora una volta al Viareggio Calcio, che il prossimo anno resta in Serie D. Ma c'è un altro viareggino, Doc, che invece ha festeggiato la vittoria di questo campionato, ed è Vitaliano Bonuccelli che con il Gavorrano. Però di lui e di questo parleremo subito dopo questo brevissimo stacco pubblicitario. Seconda parte di Diretta Versilia, salutiamo ora coloro che si sono messi soltanto ora all'ascolto della nostra trasmissione. Vi ricordo, il nostro ospite è Gian Simone Leonilli, team manager del Viareggio Calcio. Ieri l'impresa più importante della stagione, con la vittoria contro la Fezzanese, che ha permesso ai colori bianconeri del Viareggio 2014 di restare nel campionato di Serie D. Per la Fezzanese purtroppo invece c'è la retrocessione.
Un attimo fa, prima della pausa pubblicitaria, Gian Simone, abbiamo parlato di un altro viareggino, Doc, che ha giocato e ha dato tanto anche lui al Viareggio Calcio, e parliamo di Vitaliano Bonuccelli, che quest'anno allenava il Gavorrano, che ha vinto il campionato. Quindi credo che sia un bel successo anche per lo stesso Vitaliano questo. Sì, una vittoria meritata, perché credo che insomma non erano proprio i primissimi accreditati per la vittoria finale. C'era Massese, Sanremo a inizio anno, le squadre un po' più accreditate, però il lavoro paga, perché insomma, quindi hanno trovato anche loro da gennaio, credo, un po' più la quadratura del cerchio, e quindi i risultati parlano chiaro. Ha vinto meritatamente, anche in anticipo, qualche domenica in anticipo, quindi la squadra era strutturata bene e allenata bene, perché ha vinto, quindi. Con la vertenza, con la situazione difficile del Grosseto, è probabile che ci sia, come è successo per il Givi Borgo, per il Givizzano e per il Borgo Mozzano, una unione di un'unica società? Sì, quando siamo andati a Grosseto abbiamo sentito dire voci in proposito, diciamo, per fare questa fusione, perché il Grosseto ha finito praticamente non disputando più le partite. Il Gavorrano ha dei problemi con l'impianto di gioco, per l'illuminazione, per questo tipo di problematica. Non so che cosa verrà fuori, insomma, da quel discorso lì. Rimane il fatto che, insomma, il Gavorrano comunque ha vinto il campionato, e quindi nel curriculum di Bonuccelli rimane un campionato vinto. Quindi, comunque vada, penso che per il Condor è una grande soddisfazione. Rimane, quindi. Certo. Lei ha giocato anche nel Viareggio o no? Sì, io ho giocato nel Viareggio, nel settore giovanile, insomma, anche un po' in prima squadra, negli anni 2000, diciamo. Poi ho avuto una parentesi alla Fiorentina come dirigente, e con l'anno scorso anche al Bizzocker, l'anno del triplete, diciamo, del Bizzocker. E poi a gennaio c'è stata questa nuova chiamata di Viareggio Calcio. Ecco, questa del Beach Soccer è una realtà assoluta? Sì, è una realtà nata nel 2010 per volontà di Santini, dell'allenatore, di Valenti, ex calciatore. Anche lui ex calciatore, sì. E l'anno scorso, diciamo, è culminata anche quella col triplete famoso dell'anno scorso, appunto, con vari ragazzi che giocano poi adesso nel Viareggio attuale. Però anche lì, come dicevamo prima, col Viareggio Calcio, insomma, i soliti problemi di struttura. Quest'anno non sarà più al famoso Muraglione, ma è qui presso il Bagno Flora. E quindi sarà tutta una cosa nuova anche per il Bizzocche quest'anno, insomma, sperando che vada bene sia in campo che come eventi, come per parlare di Viareggio bene, insomma. Esatto, no? Che poi è quello che conta, no? Una città come Viareggio, lo sport deve essere di livello, non ci sono discussioni su questo. Torniamo a parlare invece di hockey giocato, perché abbiamo visto, mentre Viareggio vince la prima gara dei playoff, il Forte dei Marmi ha perso. Vediamo. A sorpresa, l'Hockey Forte dei Marmi viene sconfitto nella semifinale scudetto dei playoff di hockey su pista dal Follonica con il punteggio di 5-3. Addirittura al termine della prima frazione di gioco i maremmani erano in vantaggio per 5-0, lasciando tutti di stucco i tifosi del Forte che erano andati in seguito della formazione rosso-blu. Il vantaggio subito dei locali è con Marinio, c'è poi il raddoppio di Rodriguez che realizza la 7-0-1 e il 13-57, ci pensa poi anche il compagno di squadra Federico Pagnini ad arrotondare il risultato. Nella ripresa c'è poi una specie di rimonta da parte della formazione di Pierluigi Bresciani, incredulo per quello che stava vedendo in pista, e ci provano con questo miracolo che però non arriva, prima con Orlandi, poi con Tornare con Motara a realizzare i tre gol, troppo pochi per poter recuperare lo svantaggio troppo elevato alla fine del primo tempo. Non è bastato quindi per sopraffare un Follonica ineccepibile. Il capannino ha esultato e inneggia quindi ai suoi beniamini per il Forte dei Marmi. Adesso è vietato sbagliare per la gara 2-3 in programma martedì e sabato al Palaforte, dove i ragazzi di Pierluigi Bresciani sono costretti a ribaltare questo risultato negativo della gara 1.
Bene, torniamo in studio, in diretta con Gian Simone Leonidi, team manager dei Viareggio 2014, che proprio ieri ha guadagnato la permanenza nel campionato di calcio di Serie D. Poco fa parlavamo del beach soccer e parlavamo di molti dei giocatori dei bianconeri del calcio giocano anche a beach soccer. Quest'anno dicevamo che il Muraglione, il posto tradizionale dove è nata questa passione e cresciuta soprattutto, non è stato più disponibile. Questioni di concessioni, immagino. Sì, questioni di concessioni, di costi particolarmente alti, insomma, di disagi piuttosto importanti che comportava, diciamo, la struttura sita in quel luogo lì, però dove era tutto partito col torneo di Matteo Valenti, in memoria di Matteo Valenti, e quest'anno viene spostato tutto presso lo stabilimento Flora, quindi non lo so, sarà una cosa tutta nuova come logistica, come struttura, come impianto, però insomma la passione c'è, quindi spero vada tutto bene. Tanto dei regini sono andati anche in nazionale. Sì, l'ossatura della nazionale è praticamente il Viareggio Beach Soccer. Da Carpita, Gori, Ramacciotti, Marinai, il fratello del ragazzo che ieri ha giocato col Viareggio, e quindi la struttura dell'Italia è il Viareggio. Hanno fatto il quarto posto al campionato del mondo un mese fa, e quindi Abbiamo visto dei gol spettacolari di sì, gol. è uno sport, è una disciplina molto, molto spettacolare, molto estiva proprio in tutti i sensi. E quindi anche come beach soccer, Viareggio ha, oltre i ragazzi che giocano in prima squadra, c'è futuro, perché ci sono tanti anche ragazzi che si sono avvicinati a questo sport, quindi è un movimento in crescita. Bene, quando si parla di sport, soprattutto per i giovani, è sempre bene perché lo sport tiene lontane da altre Da altre distrazioni cose. che spesso sono anche e soprattutto dannose per lo sviluppo di un giovane. Senta, abbiamo detto poco fa che il consigliere comunale Rodolfo Salemi ha lanciato un appello, ovvero dire ora non lasciamoli soli perché il Viareggio in questi ultimi anni abbiamo visto di situazioni difficilissime, ne ha vissute parecchio. Un appello all'imprenditoria perché intervenga. Sì, il presidente Baroni con gli altri azionisti, diciamo, so che sono, diciamo, in contatto anche tramite il sindaco, l'amministrazione, per vedere di fare qualcosa di buono, di interessante. Era non fondamentale di più questo discorso della salvezza, perché in caso di squadra retrocessa in categoria inferiore sarebbe stato piuttosto difficile. Diciamo che la prima parte è stata fatta, perché la categoria è stata mantenuta sul campo. Quindi ora sta un pochino a tutte le situazioni, le categorie, fare qualcosa in proposito. Tanto con questa gestione molto oculata che avete applicato, i costi sono anche sostenibili. Si può fare calcio con poco, insomma, con ragazzi della zona, con entusiasmo, con situazioni meno onerose di quelle che sono state fatte in passato, perché al momento la situazione è questa. Poi un domani si può anche ritornare a fare uno scouting magari più a livello nazionale, però in loco ci sono talenti e risorse che vanno benissimo per fare questo tipo di campionati. Non occorre fare voli troppo alti che poi non si può sostenere, insomma. Certo, quindi basta saperli scegliere, Sì, 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 saperli sì, sì. motivare e a quel punto saperli inserire bene e a quel punto i risultati arrivano Non si comunque. inventa niente, insomma, basta che Esatto. ognuno faccia la sua parte e poi i risultati possono venire, come no, perché poi le partite come ieri, insomma, si giocano su un calcio di rigore, se va dentro o non va dentro, cambia Eppure, e tutto. se cambia, certo. Parliamo ancora di sport. Oggi tutti i nostri servizi sono dedicati allo sport perché c'è una società gloriosa, che ha una bella storia, una tradizione alle spalle, che è l'Unione Ciclistica di Piano di Mogno, che ieri ha organizzato per sabato, ha organizzato per i ragazzini una bella manifestazione di ciclocross. Vediamo.
Nella bella e verde cornice del parco di Piano di Mommio, a una manciata di metri dalla via Sarzanese nel comune di Massarosa, si è svolto sabato pomeriggio il trofeo Unione Ciclistica Piano di Mommio Memorial Carlo da Castagnori, organizzato dall'Associazione Ciclistica della Frazione Massarosese, una delle storiche società che la terra di Versilia può vantare. Giovanissimi atleti giunti da tutta la regione toscana si sono sfidati su un percorso che si snodava interamente nel parco, sfruttandone appieno la conformazione morfologica. La presidente dell'Unione Ciclistica Piano di Mommio, Cristina Battini, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti che hanno preso parte al trofeo e i tantissimi appassionati che sono accorsi a vedere la manifestazione, dove i ragazzi sono stati i veri protagonisti. Il secondo trofeo Unione Ciclistica Piano di Mommio e primo memorial Carlo da Castagnori, nostro vicepresidente, scomparso qualche mese fa. I giovani atleti da dove arrivano? Arrivano da tutta la Toscana e proprio qua a Piano di Mommio, nel nostro parco gara mantenuto e dai Cinghiali della Versilia, un'altra associazione qua della frazione. I bimbi in pratica gareggiano dai 5 anni fino ai 12 anni, dalla G0 alla G6. Grazie alla collaborazione di tutte le associazioni di Piano di Mommio e di tutti i volontari proprio di questo paese. Grazie a tutti. Un ringraziamento anche a coloro che hanno tracciato il campo gara e che hanno prestato servizio nonostante la giornata non bellissima, vegliando sui giovanissimi corridori e preparando anche un caldo ristoro finale. È davvero complimenti all'Unione Ciclistica Piana di Mommio, perché quando si coinvolgono i ragazzi e si tolgono, come dico io, dalla strada, va sempre bene. È sempre bene, sì. Poi certo, abbiamo tutto in Versilia, perché insomma, esatto, vero? Basta salire un po', insomma. Tutto quello che serve per avere società importanti. Senta, avete sciolto le righe ieri dopo la partita o c'è in previsione subito un incontro anche con i ragazzi? No, ieri è stata fatta, diciamo, un po' festa con la cena, col dopo cena, con la serata, quindi faremo qualcos'altro di... Solo giocatori o le famiglie anche? No, ieri solo calciatori e tutto lo staff, perché insomma, come abbiamo detto, non le abbiamo menzionati, però ci sono dietro poi anche tutto un discorso di staff tecnico, insomma il vice allenatore, ieri eravamo tutti massaggiatori, preparatori, quindi era giusto un attimino segreteria. Ieri sera è stata una serata in questo senso qui, poi tanti volontari, perché insomma ci sono anche tanti appassionati che la domenica fanno i servizi all'entrata, ai cancelli, quindi insomma... Io, un mio compagno di vacanze, perché per 20 anni siamo andati in vacanza sempre insieme, a giro per il mondo, Alessandro Bonuccelli, per esempio, è uno che si occupa dell'organizzazione delle trasferte dei tifosi all'ingresso dello stadio, sì, sì. Insomma è uno che ha rapporti con il tifo e anche lui, come i figli, vestono bianco-nero. L'ho conosciuto, sì. Viareggio in primis, tutto il resto. Tanta passione, esatto. Senza secondi fini, anzi, magari alla fine ci rimetti o con la famiglia, o quindi esatto. È passione, questa gente va solo ringraziata, penso. Io ringrazio molto Gian Simone Leonildi, team manager del Viareggio 2014, che è stato nostro ospite oggi ed era doverosissimo vista l'impresa della squadra bianconera, che ieri sul campo della Fezzanese ha battuto gli avversari per 2-1 e con questo si è matematicamente guadagnata la permanenza in Serie D. Grazie ancora, grazie, complimenti a lei e a tutta la squadra, all'allenatore, ai dirigenti, agli massaggiatori, agli allenatori dei portieri, sì, a tutti voi insomma per questa impresa. Noi invece ci vedremo puntuali domani alla solita ora. A tutti un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.